Buongiorno, buongiorno. Come sempre, vediamo se la live sia a posto. Non ammazzo nessuno. Ok, bene. Non, oggi non ammazziamo nessuno. Tanto, Proale 1, grazie mille del follow, gentilissimo. Buongiornissimo a tutti. Buongiorno. Come andiamo, ragazzi? Tutto a posto? Scusate, intanto, ragazzi, prendo il caffettino classico. Sono rincoglionito ai livelli estremi stamattina. Oddio. Tanto, buongiorno Bimbo Yogurt, buongiorno a te Lori, buongiorno Mister, buongiornissimo. Allora, le calcole che io sempre registro. Ora, quando io gioco, il segreto dei video YouTube è registrare sempre qualsiasi cosa. Non so, avete, ora, a parte Lori, vabbè che l'ha visto. Avete visto su Instagram, sul mio profilo Instagram, un video che ho messo? Della garetta ieri pomeridiana in multiplayer. Tanto ciao Rebus. Ciao a te, ciao a te. Questo è un grosso problema. Ma no, ma si fa, ma si fa. È stato molto divertente, mi ha fatto piacere. Perché è stato molto divertente anche come scena, ha fatto morire dal ridere. Ah, hai fatto bene, mister, hai fatto bene. Ma cos'è? L'ha migliorato? Com'è il frame rate? Dimmi. Tanto ragazzi, oggi livestream su F1, quindi ciao Matte, intanto bella te. Andiamo avanti un po' con la nostra carriera. Allora, ho diminuito un po' il livello di difficoltà. Ho diminuito perché quello che abbiamo passato ieri era troppo per me. Subito così è troppo. Quindi l'ho un po' diminuita e vediamo come va. Poi mano a mano che andiamo avanti, ragazzi, aumentiamo, andiamo avanti così. Ieri sera tardi c'è stata una scena migliore, davvero, me la son persa, me la son persa. Mannaggia. Vabbè, sti cazzi. Si rifà, si rifà. Dai, se iniziamo a essere. Ora, il mio obiettivo è riuscire a fare delle gare al massimo, ok? Cioè, con tutti i player, cioè, al completo. Quello sarebbe una figata. Infatti, ho un bel progetto, se si riesce, se riusciamo a essere tanti, a essere il numero. E verrebbe una figata, verrebbe una figata. Quindi, chi avesse Formula 1 2020 per PC, ragazzi, unitevi al Discord perché stiamo organizzando gare ogni giorno, quindi unitevi. Ancora molto simile. Ah, ancora non sistemate il framerate. Il video dovrebbe avere. Gimmer c'ha il video, veramente? Ah, io dopo glielo chiedo, voglio vedere. Ma è un problema che c'è sempre stato, Mr. Shirley, tu, sempre. Buongiorno a te Lunati, buongiorno a te. Tanto che possiamo passare le live. Tanto qui c'è gente che sta lavando la macchina. Speriamo Nino, speriamo. Speriamo signor Nino. L'avete preso Formula 1? Dai ragazzi che ci si diverte. Ieri siamo divertiti come dei matti. Ma guarda che poi ho messo una piccola scena su Instagram, mi sembra di essere mio nonno su Instagram, che è quella di Lori, ma ieri è stato devastante il mio pomeriggio. Buongiorno a te, Adri, buongiorno a te. Sa, sei in vacanza! Ah, è vero, mi sono messo le immagini. Pilota preferito di quest'anno o di sempre? Di sempre, da me, l'amore mio è sempre rimasto Schumacher. Mi sei appena alzato, allora non proprio un buongiornissimo. Oggi si va al mare a rimorchiare, magari. Ciao Ghost. Buona rimorchiata allora. Però che il mio non è freddo perché mi sta piacendo abbastanza per questo aspetto per comprarla. Sì, è il problema principale è sempre quello, il frame rate su Elite Lou. È sempre stato quello il problema. Che poi domandona, qualcuno ha Arma 3 come gioco? Domanda, la butto lì. Monaco. Monaco. Il cambio attuale ha svolto il compito di completare 6 gare. Potrà dunque essere sostituito con un nuovo cambio senza comportare una penalità. Vuoi installarlo un nuovo cambio ora? Sì, direi di sì. Penso che sia il momento. Il buon Peppe. A parte Peppe, qualcun altro. A parte Peppe. Minchia, no, guarda, anche da me è un buon giorno. Le 10:30 mi sono svegliato circa un'oretta fa, ancora mi devo riprendere. A me per riprendermi ci vuole un po'. Grazie. Allora, messaggi. Ho per il contratto degli ingegneri. Ho
Del reparto resistenza, le migliorie nel loro reparto procedono alla grande. Ora sicuramente ci sarà la possibilità di estendersi un po'. Puoi dare un'occhiata ai nuovi potenziamenti disponibili nella schermata R&S. Buona notizia del fronte meteo: sembra che sia le qualifiche sia la gara si svolgeranno all'asciutto. Bene, puoi dare l'occhiata al rapporto meteo completando. Scusatemi, al rapporto meteo completo. Un problema in meno questo weekend: ci vediamo in garage, Alex. Anche lui è molto, come dire. Molto ottimista come persona, vero? Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Ho allegato un'anteprima del Grand Prix di questo weekend. Se avete domande, passate da me al centro dati. Carl. Carl. Ok. Davvero 4 volte addirittura. Ma davvero? Avete fatto casino ieri sera? Che gioco abbiamo? Come ho capito, Arma 3. Ok, volevo dire qualcosa, poi mi è passata di mente, sinceramente. Vabbè, tutti cazzi. Avete condiviso la live? Ecco, posto. Se non l'avete fatto, fatelo, mi raccomando. Allora, prova libera. Andiamo di prova libera. Domani invece, ragazzi, 18:45, quindi si riprende col programma settimanale classico, perché ragazzi, lavoro. 18:45, Assassin's Creed Odyssey, andiamo avanti. Ok? Ah, che poi ieri ho preso Ghost of Tsushima per la PS4. È bellissimo. È bellissimo. Mi sto divertendo un sacco. Cioè, è molto cinematografico come gioco. Molto. È come vedere un film praticamente. Molto. Ma è una figata. È bellissimo. Non andare a lavorare più. Magari. Magari. Cioè, pensi che non mi piacerebbe fare questo come lavoro? E Crediamo che invece, non siamo stati posso. integrati come previsto sulla vettura. Con un po' Magari. di fortuna riuscirai a sentire la differenza. Provali. Ok, infosessione. Noi come sempre facciamo familiarizzazione col tracciato. Quindi andiamo con le gomme dure, come ci hanno consigliato. Ok, giustamente deve avere meno velocità, ma faccio l'operaio, mister. L'operaio in una ditta di distributori automatici. Questa sarà un casino. Vediamo quante volte ci schianteremo. Il maggior numero di porte in curva in Già modo da sono andato ottenere dritto. precisa Manco velocità. preso. In bocca al Già lupo. sono andato dritto, mio Dio. No, Monaco è. Ma secondo voi, adesso domanda sulla chat, qual è la pista peggiore secondo voi? Monaco o Vietnam? Secondo voi? Già abbiamo saltato qua perché molte prende dovevamo prendere velocemente, ma la vedo molto difficile. Mamma mia. Vediamo soprattutto qua da noi il nostro caro Giuliano come si comporterà qua. Mica perché l'ultima volta alla fine ha avuto un problema al motore. È riuscito, però. Ok. Piano. Cammini piano per non far rumore sotto il sole di Monaco. Non ti schianti col cuore. Ti schianti sempre contro l'anima. Sti cazzi. Zona DRS in vista, preparati ad aprirlo. Puoi controllare la Addirittura, ecco, distanza con già ho il preso il telecomando. muretto. E vabbè, ma perché? Qual è il problema? Hai ancora margine su queste curve. Curva 3, curva 12, curva Ok. 14, curva 19. Ok. Madonna mia, Monaco, Madonna mia. Mio Dio! Che poi è fatta bene, cazzo, eh? Non fatta veramente bene. Dai, che l'ho preso, bene.
Cazzo, ho frenato prima. Ho da fare quel che mi dice. Basta. Sì, ma quel cartello che me lo dava nella testa quasi, troppo. No, 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 no. Chi è il bastardo che è entrato quando ci sono io? Maledetto. Maledetto. Cioè, io adesso vorrei sapere qui come faccio a sorpassare, secondo loro. Io dove sorpasso qui? Dove dovrei? Madò. Dai, ho preso il muretto, mio Dio. No, l'ho presa lunga. Sti cazzi. Sti cazzi. Peccato. Peccato. Ok, il programma è terminato. Ok. Allora, intanto, Michele Sport, grazie mille, follow anche Domi 2010, grazie mille. Scusate se non vi ho ringraziato subito, ma come sapete ero un po' impegnato, come si dice. Comune. A mani basse, Vietnam a mani basse, Monaco. Tanto Lore che butta su le gare mattutine, ci sta, ci sta, ci sta. Ho preso il muro, fratellino. È vero, esattamente, esattamente così. Simulazione qualifiche. Ok, va bene. Prima della fine del terzo turno delle prove libere, se ce la fai. Proviamo, proviamo. Allora, andiamo di ritmo qualifica. Ritmo qualifica morbida. Dai, proviamo. Proviamo. Vediamo come va. Intanto ragazzi, benvenuti tutti. È modalità My Team. Sì, sì, è il My Team. I tempi dei nostri rivali più vicini, così da sapere cosa dobbiamo battere. Ok. Porca, si è fatto bene Formula 1. Nulla, nulla da dire. Piano Mattex. Cioè piano, relativamente piano, è una prova delle qualifiche, tipo, è una simulazione delle qualifiche, però. Lungo. Io qua i sorpassi, io non so veramente qua come si fa a sorpassare, sinceramente. Qua tagliato, sì. Qua tagliato. Devo stare attento a non tagliare lì. Devo stare attento, perché non è la prima volta. Anche prima mi capitava, devo stare molto attento a non tagliare. Ok. Che problema c'è? Lo ripeto. Non è assolutamente un problema. Va tranquillo. Va tranquillo, fratelli. Ok. Mm.
Dai. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Per un solo giro, ok. Stare attento qua, non tagliare. Ok, bene, bene. Attento, devo stare attenti ai cordoli perché squillano come non so cosa. Bene. Vieni ai box in questo giro. Ok. In questo giro. Ho preso quella ruota dietro. Ho preso quella roba, mi si è incastrata la ruota dietro. Quell'ultimo giro è stato 1 minuto 20, quell'ultimo giro è stato in aiuto ai box disattivato. Devi fare attenzione alla velocità di ingresso della curva. Ok. Torna al garage. Non riuscito, vabbè, voglio riprovarlo. Risultato ritmo di qualifica inferiore all'obiettivo. Fammelo rifare. Fammelo rifare. Dai, per un po' larga. Andiamo, andiamo. Ripiegare qualifica iniziato, ok. Ok. Sembra di vedere pioggia, arrivo previsto tra circa 15 minuti. Ma sei matto, la pioggia qui! Ma avete detto che era bello il tempo, maledetti! Ok, non me l'ha scontato come taglio, ok, bene, bene. Minchia, siamo a più 2 secondi. Difficile, raga. No, lunghissimo, lunghissimo. Lungo, lungo. Troppo veloce è andato. Ok, il test è terminato, ma siamo spiacenti, non abbiamo ottenuto i dati necessari. Dovrai rieseguirlo. Ok, adesso dovrò andare anche ai box, quindi. Rischi di restare a secco, il carburante è quasi a zero. Bene. Entro i prossimi 2 giri, quindi in teoria un altro riusciamo anche a farlo. Vabbè, andiamo ai box adesso. Sti cazzi. Rientra ai box in questo giro. Ah, a posto. Deciso lui per me. Ok. Ciao Ordedino, buongiorno a te. Stavo lavando la macchina, va tranquillo, va tranquillo. No, ancora no, Adri, ancora no, sinceramente. Power Unit, Michele, intendi quanto? A che livello sono arrivato col Power Unit? È molto difficile. Tanto, Wordedino, grazie mille dell'abbonamento per il sesto mese, per il sesto mese di consecutivo. Grazie mille, Wordedino. Gentilissimo. Se ancora avete fatto, ragazzi, vi comunque rinnovo di rinnovare il proprio abbonamento, farò per la prima volta per usufruire di tanti vantaggi.
Grazie mille, guardedino. Che ieri era concentratissimo alla gara, non parlava proprio. E niente, non sono riuscito a farlo questo. Non sono riuscito. Obiettivi scuderia. Mette segno il tempo più veloce nel secondo settore senza tagliare le curve. Mette segno il tempo più veloce nel terzo settore senza tagliare le curve. Come giro di determinare la qualità minima di carburante. Non riusciamo a farlo, non riusciamo a farlo il tempo di qualifica. Magari passiamo al secondo giro perché piove e non mi piace. Quindi avanza la prova libera 2. E recuperiamo. Perché con la pioggia vorrei evitare. Sì, no, ma aiuta, sono un sacco di cose che, Rivediamo la essendo gli classifica alla fine della inizi, mi sessione. ci vuole un Il attimo, mi leader ci vuole per Verstappen, imparare. Bottas e Charles Leclerc. Vabbè, Prove libere 22esimo non così. Ho hanno deluso, fatto però veramente lo così spettacolo è schifo. appena iniziato in questo grande weekend di corse. Oh, però guarda, guardate Giuliano 16esimo addirittura. Attenzione. E rieccola. Accidenti! E tu che ne dici? Che ne pensi della manifestazione di quest'anno? E che ne so? Mi ha fatto meraviglia con quello che hanno a disposizione. Sono davvero impressionato, si vede che lavorano molto. Ma sì, dai. Hai sbandato in qualche occasione. Ti mancava aderenza? Non so cosa sia successo oggi, le macchine sembrava troppo pesanti in curva, non sembrava una macchina, non so cosa sia successo oggi. Sinceramente quella, la macchina andava bene. Ottimo, ed è tutto. Fa schifo al cazzo. Ma ha detto Lori che ieri avete fatto faville ieri sera in game. Ok. Giorno 2 delle prove libere. Dai. Allora, vai alla pista. Ok. Vi stampo alla prima curva. Cioè, qui partono le minacce. Partono. Ah, aspetta che ho sbagliato poi. Ferma, torna al garage, ho sbagliato, non ho selezionato quello che dovevo fare. chiedo scusa, in possessione. Ritmo, non riuscivo. Ma scusatemi, adesso domanda, se non l'ho riuscito, se non ho fatto, non sono Purtroppo riuscito, sono solo poche vetture in pista. non lo posso Rimetti più in pista rifare? prima che il traffico aumenti. Domanda per i più esperti. Intanto, quanti di voi oggi si guardano la Formula 1? Cioè, una volta che non sono riuscito a farlo, non posso più farlo? Non posso più ripeterlo e provare a continuare a farlo? Solo te. Io ci riprovo a sto punto. Ah, posso? Ok, no, perché mi danno riuscito. Che cazzo so? Io chiedo. Sei malato proprio? Oh, sei come mio papà è un altro. Lui è proprio fissatissimo. Ma me l'ha preso, giusto, a proposito. Ok, programma iniziato. È già il muro. Così. Siamo a più 5 secondi, più 1,5. Come cazzo fai a recuperare certe cose? In sta pista è impossibile. In sta pista è impossibile, dai. Cioè, qua solo un bot riesce. Solo un bot. Qua solo un bot riesce perché c'ha un tracciato che gli viene impostato come script e le fa bene le curve alla perfezione. Secondo me. Oddio il cordolo.
più 5 secondi addirittura, stiamo scherzando. Beh, il programma è terminato, ma non ci ha aiutato molto. Siamo ecco. Spiacenti, dovrai ripeterlo. Non gli ha aiutati molto. Cosa vuol dire? Ho fatto il giro. Cosa pensavate, che arrivavo prima? Impossibile. Dai. Entro due giri, ok. Muretto, aiuto. Viene ai box in questo giro. Ma no, ma perché? Ma perché in questo giro? Cioè, scusa, come faccio a terminare il programma se tutte le volte mi fermate dei box? No. Sto facendo il giro buono, sti cazzi. Cioè, non capisco sta cosa. Cioè, prima ti dico entro due giri, poi dopo ti dico vieni in questo giro. No. Perché? Ho sguillato. Ah. Bandiera giallo, ok. È praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Va bene, adesso entra in box. Guarda queste velocità, come si fa bene alla pista. Ok, bene. Forse per quando fai il giro veloce c'è un giro. Ah, beh, ok. È molto tosto Rebus, è tosto, un bel po', guarda. Pensa che io uso il volante pedalier, non so come fai con il joypad. Perché c'è questo, uno si abitua, come si dice. Sì, non si abitua, improvvisa. Cioè, mi è stato proposto da mio papà per il mio compleanno, che è settimana prossima, sabato, faccio 30 anni. Mi ha detto, te lo faccio io il G29, quello che c'ha lui, perché lui ci gioca, lui c'ha quello. E gli ho fatto, guarda, mi piacerebbe, ma non ho lo spazio per tenerlo. Cioè, sarebbe bello, ma non ho proprio lo spazio per tenerlo. È quello il problema, quindi improvviso con questo. Alla vettura nel corso di un pit stop, dimmi pure di cosa hai bisogno alla radio. Tieni premuto il pulsante della radio per attivare il sistema. Però la strategia di gara è pensata per metterti alla prova con le gomme e il carburante usato per aiutare la tua scuderia. Decidere strategia. Ok. Ottenere dei punti per ogni giro completato nel tempo stabilito. Punti extra se esegui molteplici giri con tempi di seguito. Ok, proviamolo. Finora il nostro miglior giro è 1:19. G29 è tanta roba, tanta, ma purtroppo non ho lo spazio per tenerlo in camera mia dove c'ho il computer fondamentalmente. E quello è il mio problema. Ma è lo stesso problema in generale, cioè proprio. Poi c'è come anche il green screen che faccio fatica a tenerlo, come anche il discorso della cloche e la manetta per il simulatore di volo. Purtroppo camera mia è un buco fondamentalmente. Mi piacerebbe, ma non ce l'ho. Adesso forse potrei trasferirmi in un'altra stanza a casa mia. E quindi potrei avere un po' più spazio. Tanto buongiornissimo a tutti ragazzi, buongiornissimo. Come andiamo? Spero vada tutto bene.
Ah, maledetto Verstappen, che l'ultima gara, madonna, ci buttava fuori sia lui che Raikkonen. Cazzo, mi ha sguillato. Mi ha sguillato. Chiedo scusa. Mi ha sguillato il dito del pad. Poi si vede, infatti. Sto facendo un tempo da schifo. Infatti si vede anche da qui. Quella curva larghissima. Fatti i cazzi tuoi, Ricciardo! Ok, non è andata bene a sufficienza in quel giro. Ritenta. Vabbè, sti cazzi, che cazzo volete? È Monaco! Cosa pretendete? Vabbè, già ho toccato. Ma vabbè. Cioè, io non so di chi cazzo prendono i tempi fondamentalmente. Cioè, se prendo i tempi di Hamilton, grazie al cazzo, cioè, cosa ti devo fare? Cioè, se c'era un pro, no, non ero qui e ero adesso in Ungheria, imbecille. F1MD, Your Power. E Simone, grazie mille del follow. Benvenuti. Benvenuti, grazie mille del follow. Ricordo, ragazzi, che non sono un esperto. Ho preso da poco Formula 1. Lo sto parlando perché mi sta piacendo, mi sto divertendo, mi sto appassionando piano piano. Quindi, ragazzi, abbiate pazienza. Iscrivetevi. Se ragazzi, quello che vedete vi piace, fondamentalmente lo si fa per divertirci, fare due risate e passare del tempo insieme. Non sono l'esperto come ci sono molti, ho già visto su Twitch, super attrezzatissimi. Io gioco per divertirmi. E Matteigno, anche a te, grazie mille del follow. Sti cazzi. Quante le vuoi? Ma tanto andiamo a perdere sempre qua tutto il tempo. Ricciardo, come mi sta dietro, maledetto! Sti cazzi. Oh, Monaco è impossibile, è impossibile. Forse è peggio del Vietnam, guardate, se devo essere sincero. Sorpresa larghissima, ho preso anche il muretto. È impossibile, è impossibile. È impossibile, Monaco. Ok, non è andata bene a sufficienza in quel giro. Ritenta. Dai. È lungo, sono andato lungo. Tutto quello che ho fatto l'ho perso. Tutto quello che stavo facendo nel tempo l'ho perso così. In quella curva, mio Dio. Mio Dio. Quel giro non era ben eseguito, devi migliorarlo. Quella cazzo di curva. Mi frega sempre quella curva. È assurdo.
Cioè, magari faccio bene tutta la pista, arrivo con la curva e vado dritto. Macchina distrutta a fine gara, da cambiare, milioni di euro buttati via così. Buttati così, dandogli fuoco direttamente. Così posso tagliare, ok. Con bandiera gialla. Ma dai, adesso che stavo facendo bene, io non ci credo. Io non ci credo. Simulatore. Ok, il test è terminato, ma siamo spiacenti, non abbiamo ottenuto i dati necessari. Vabbè, mi avete rotto le balle, posso dirlo? Sì, sti cazzi, vinculate adesso. Che palle. Lo faccio quando vado bene e poi mi si finisce la benzina. E che cazzo. Gasly, occhio. Beh, più o meno la pista ci siamo, a parte quell'ultimo tornante, proprio l'ultimo che ci frega, per gli altri va anche abbastanza bene, va. Per gli altri va anche abbastanza bene. Semplicemente quell'ultimo tornante. Quello ci frega. Che andiamo dritti. Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Guarda che ci vanno addosso tra di loro, guardali. Guarda, ci vedo così con le curve strette. Ci sono parlato di piste via tranquillo. No, ma infatti, guarda, io nelle piste che non ci sono curve strettissime, io vado molto bene. E piste come questa, che... Oh, sti cazzi! Ma sei matto, Giovinazzi! Sei incazzato, Giovinazzi! E il problema è in queste curve qua, col pad, perché non riesce a farle. Non le riesce a fare come devi. Esatto, Matigno, diglielo. No, ma comunque Nino l'ha detto per scherza. Not stonk, no, infatti, col pad, ragazzi. Io cerco di dare il meglio di me col pad. È impossibile, ci proviamo, vediamo come va. Ma qui ci vuole... Monaco, tocca essere attrezzato, tocca avere un volante, pedaliera, fai le cure in un certo modo col pad. C'è anche prima, basta che ti sfugge un pollice un attimo. Muro, direttamente. Per i nuovi follower, ragazzi, avete Formula 1 2020 per PC? Se l'avete, unitevi al Discord, ragazzi, organizziamo gare per giocare insieme in multiplayer tra noi. Sì, vabbè, ragazzi, a me mi avete rotto le balle qui, però. Cioè, io ve la faccio, non vi sta bene, perché voi volete, vaffanculo, qualifica. Grazie, Lori. Mi raccomando, ragazzi, unitevi al Discord e seguitemi anche su Instagram. Insomma, i soci pensano sempre quando vado in live, mentalmente. Vai, facciamo ste cazzo di qualifiche, ci arriviamo di turno sta pista. Bella, bella, a me piace un sacco Monaco. È impossibile da farlo, però. Vediamo Giuliano che combina questa volta. Vediamo che combina in questa gara. Che bella la mia tuta del livello 12. No, ma infatti, Rebo, no, guarda, io devo dire la verità. Allora, io intanto Arrest07, grazie mille del follow, gentilissimo. Ciao a te. Io adesso, io guarda, sono un esperto, cioè lo dico proprio chiaramente, sono proprio col cuore aperto. Allora, io non sono un esperto. Quello è mio papà, lui è l'esperto che ci gioca, vabbè, però sti cazzi, il canale mio, facile stream. Il gioco me l'ha regalato la Codemaster da portare in stream,
Mi sta piacendo e mi sto appassionando, ma non è che mi sto appassionando solo al gioco, mi sto appassionando proprio in generale alla Formula 1, che fondamentalmente sì, ogni tanto la seguivo, ma non è che sono stato uno di quelli che è proprio fissati, ma mi sta piacendo un sacco e mi sto divertendo soprattutto. L'importante è quello, è il divertirsi. Per quanto non ne capisco un cazzo, mi sto divertendo un matto perché il gioco è fatto bene, a livello grafico è fantastico e piano piano sto imparando perché sto portando, ciao intanto Gian, anche a te. Sto portando avanti la carriera anche, in là, anche il discorso là, e mi sta piacendo perché stiamo andando avanti insieme. Come ho detto, questa carriera, io sono il pilota, la parte manageriale sta a voi praticamente chi mi segue durante le stream, ed è una cosa carina. E soprattutto mi sto appassionando, mi sto divertendo perché a me fondamentalmente i giochi di macchina non mi sono mai piaciuti, però non so, questo, la Formula 1 ha quel qualcosa in più che mi piace in confronto alle altre, non lo so dire. Però mi sto divertendo, stranamente, perché molti mi hanno sempre detto perché non porto i giochi di macchina, perché fondamentalmente mi annoiavano, ma mi sta piacendo, mi sta piacendo. Poi col discorso multiplayer, adesso stiamo organizzando gare, cioè più che altro loro, io quando posso, anche ieri pomeriggio, cioè, abbiamo fatto una garettina tra noi, ma ci siamo divertiti come dei matti, che chi l'avrebbe mai detto. Che poi su Instagram ho messo il video di Lori, dietro la safety car che si schianta contro un War Daddy. Oh, cos'è questa intervista? Oh, siete matti? Senza che io possa rispondere. Sti cazzi. Bene. Ok. Andiamo sul morbido. Stupido Lore che scrive su. Gioco con controller, sì. Come ho già spiegato, purtroppo mi piacerebbe con il volante, ma non ho lo spazio per farlo. Soprattutto se faccio stream. Quindi molto easy. Molto easy sto facendo. Dai, proviamo a fare queste qualifiche. Purtroppo sì, sarebbe più comodo col volante e tutto, ma non ho lo spazio. Un giorno vi farò vedere lo spazio che ho tra me e la scrivania. Vai, proviamo ste qualifiche. Vediamo come va. E tanto mi lascia sempre dopo una curva, tanto non c'è nulla da dire. E già andiamo lunghi. Madonna, sta curva quanto la odio! Quanto la odio! Quanto la odio! La odio tantissimo. Ok. Dai, Matte, l'hai fatto fino a prima, per carità. Dai, ce la possiamo fare. Fino a prima l'hai fatta bene. Non distrarti. È nuvoloso. Non dovrebbe piovere, ci hanno detto, ma rimani sull'altolà. Il giro prima c'è Leclerc, fa il fenomeno, io vado con la Ferrari, ma va a fa culo, stronzo. Milton è che non è altro. Fa dei fenomeni. Stupidi piloti professionisti. Ok. No, avrei dovuto evitare di frenare, possibilmente. Adesso arriva la mia nemesi. Eccola, eccola, la mia nemesi. Madonna. C'è quel cazzo di Raikkonen! Maledetto Raikkonen! Mi distrae. Stupido Raikkonen, quando lo vedo mi triggero. Se mi state chiedendo perché l'ultima live che abbiamo fatto, cioè ovvero ieri, praticamente Raikkonen è stato uno stronzo che non avete idea. Ha preso, mi ha buttato fuori direttamente proprio. È stato da spintonarmi fino a buttarmi fuori. È stato bastardissimo, guardate. Adesso c'è una rivalità non scritta contro di lui, praticamente. Qua abbiamo guadagnato. Stranamente qua abbiamo guadagnato. Per un solo giro, ok. Liscio lì. Ecco la mia nemesi. Che c'è quello spigolino di merda lì che frega sempre. Dai, che posso fare meglio? Vai, macchina! Corri! Dai gas!
Ok. No, non ho visto il muro. Chiedo scusa, mi sono distratto. Ciao Topepe. E grazie mille del follow, gentilissimo. Mi ero distratto! Stupide distrazioni! Tanto poi, vabbè, mica deve, perché adesso dobbiamo tornare in box, tanto abbiamo finito il carburante, abbiamo finito, infatti. Sti cazzi. Chi c'ho dietro? Sider, Verstappen. Lei sta dietro. Non osi! Non mi guardi con quella faccia! Come osa! Come osa! Poi chiavica qua. Oh, senti, allora, o sorpassi... Madonna! Ma guardalo! Mi buttano fuori! È bullismo! È bullismo da parte dei professionisti! Questo è bullismo! Semplicemente perché c'è appena arrivato, guarda, arriva questo con la scuderia così appena iniziato, vuole fare il fenomeno, dai, bullizziamolo tutti. Ma sti cazzi, ma come osi? Ma guarda che traio, ti buco le ruote della macchina. Ma vi mando Giuliano Alesi, di boh, prima della partenza per bucarvi tutte le gomme. Sfacciati e maleducati. Sono maleducati questi professionisti. No, scusate, devo andare ai box. Chiedo scusa, non volevo, non era mia intenzione. Scusi, signor Sainz, prego. Ho sbagliato. Devo fare inversione. Ci mette anche dei libri. Di scuola, sotto gli spazi sopra ci mette simulatore Xbox. Invece sulla scrivania ho PC fisso, monitor TV e spazi. Per mettere i CD, dico che vabbè. Te compro da me, sei attrezzatissimo. Io no. È impazzita, mi chiede la testa. Nino, ancora non sono vecchio, non puoi dirmelo. Tanto Marco, grazie mille del follow, gentilissimo. Buongiornissimo a tutti, buongiornissimo. Spero che per me vi state divertendo lo spettacolo. Spero che... Giuliano? Giuliano? Adesso voglio vedere cosa fa, tipo. Lui si è fermato lì nel mezzo, adesso voglio vedere. Il nostro migliore finora è 1.17.0. E lo portano via, lo rapiscono. Guarda, sinceramente non lo so, Pepe. Chiedi in chat perché io ho preso il 20. Iniziato dal 20 io. Io quello che posso dire la chiedi in chat per il 19, ma secondo me il discorso modalità carriera scuderia. Sicuramente per me il top, quella che stiamo facendo adesso, è bellissima. Tutto a posto, Marco, te invece come va? Secondo me è il top. Apri il display con il pulsante DMF, quindi potrai scorrere in alto e in basso fino all'impostazione che vuoi cambiare. No, gioco da PC, da PC. Io gioco da PC. Devo dire però che questa modalità carriera scuderia è veramente figa. È veramente bella. Allora, per adesso noi come ci siamo piazzati? Fermi. A merda. Ventesimi. Addirittura Giuliano Nesia ha fatto meglio. No, ma sti cazzi, fatemi andare in pista. No, 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 non c'erano il 19. La carriera scuderia no. Guarda, l'ho letto proprio addirittura proprio nel... In quello che mi ha mandato, quella codvassa, quando mi ha dato il titolo. No, no, non c'era. Vabbè, sì, ma tutte le volte mi fa arrivare qui la velocità della luce, cazzo. Non c'era nel 19. Nel 19 c'era la carriera pilota, se non sbaglio. Qua invece è la carriera scuderia, è diversa. Ragazzi, io per quanto non me ne intendo di Formula 1, cioè, le cose almeno le leggo. Mi informo. Almeno. Dai, non male, Madonna Monaco, quanto l'odio. Io spero che la prossima sia una bella pista dove posso dare il meglio di me. Che non siano tutti tornati di merda che col pad è un'impresa. Maledetti, è una combutta. Verso la mia scuderia. Verso la vostra scuderia, volevo dire. Io faccio solo il pilota.
qua ho frenato troppo. Potevo prenderla molto 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 meglio. Lewis Hamilton. Faccio il fenomeno perché faccio solo quello nella vita. Ah sì? Vieni prima a lavorare a rotore come operaio e poi mettiti in pista. Voglio vedere se ci riesci. Stronzo. Se arrivi la domenica ci riesci a guidare solo a Monaco. Voglio vedere. Voglio vedere te, stupido Hamilton. E vado dritto, vado dritto. Sto usando troppo il freno. Troppo. Qua l'ho presa lunghissima, ma troppo, sì, troppo, troppo larga. Dando tante di quelle sbattute allucinanti. Ma mi ha contato come taglio, dai. Vabbè, tagliamo a sto punto sti cazzi. Tanto non ha annullato. Bandiera gialla. Monaco è improponibile. È improponibile veramente. Ok. Qualche sbattutina per assestare un po' le ruote non fa male, non fa male, per dargli un po' la forma. Ma io gioco da simulatore, cosa vuol dire che giochi da simulatore? Tanto Gioele, grazie mille anche a te del follow, gentilissimo. Gioele 17 è quello falso, cosa vuol dire? La copia. Dai, è bene. Ah, sono tutti i box, quindi è la fine. È la fine. Andrà veramente male. Andrà veramente male qua. Ciao Drago, buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi. Sarebbe bello. Intanto Nino, grazie mille dell'hosting. Sarebbe bello War. Sarebbe bello. Cioè, riusciamo a essere almeno una decina, sarebbe figo. Riuscire a completare sarebbe un sogno. Qui ragazzi, avete Formula 1 per PC, unitevi al Discord che si organizza il garete multiplayer tra noi. Ah, va tranquillo, Rebus, mica un problema. Ci mancherebbe. E Giangio, grazie mille anche a te dell'hosting. Quanti hosting? Purtroppo no. Ma infatti, guarda, allora, posso dire una cosa? Allora, hanno fatto il crossplay per tantissimi giochi, generi, anche FPS, ma non hanno fatto il crossplay nei giochi più semplici per poterlo fare dove è equilibrato il tutto, ovvero giochi di macchine. Cioè, alla fine dei conti, un giocatore di PC e un giocatore di console, se giocano insieme a una Formula 1, non c'è disparità, perché tanto alla fine o giochi col pad o giochi col volante in entrambi i punti. Quindi, semplice. Vabbè, mister, da parte di Formula 1 che non hanno il budget, mi fa strano. Se non hanno loro il budget. Dai. Andiamo alla gara, basta, mi sono stancato. Cioè, alla fine dei conti sono i giochi più adatti, più semplici per mettere un crossplay. Ma levando il divertente nel divertente. Ora, capisco che la gente
Gli girano le scatole in un crossplay con degli FPS, ok? Per quanto alla fine dei conti io la vedo cosa stupida, nel senso che uno gioca per divertirsi, quindi se uno ha il mouse tastiera e il controller, guardate che ti diverti fondamentalmente. Ma vabbè, invece oggigiorno la gente vuole fare solo i pro, vogliono fare solo... Vabbè, sembra che tutti fanno gli esport oggigiorno. Qualsiasi gioco. Però alla fine dei conti, in un gioco come Formula 1, ad esempio... Che io gioco sul PC, ma gioco il pad perché sennò il mouse tastiera è improponibile. Tanto Sam, grazie mille del follow, gentilissimo. Quindi, perché non farlo in giochi di macchine? Sarebbe bellissimo. Ma non lo fanno, non so per questo. Perché poi dopo c'è sempre il discorso che sì, magari fare il crossplay, però il crossplay è solo con quelli del PC, perché la Sony non vuole dare i permessi per farlo con la Microsoft e viceversa, perché sono due compagnie stupide fondamentalmente. Cioè, che cazzo ve ne frega di fare cosplay tra di voi? No, loro non vogliono. Non gli va bene. Allora, penso che la cosa più importante da dire su Marco sia non farti prendere al panico. Grazie, grazie Alex. Grazie mille per il morale, grazie. E non essere impaziente. Questi due elementi saranno i tuoi peggiori nemici. Questo circuito è sia una prova della tua mentalità, sia delle tue abilità da pilota. Minchia, mentalità, cosa vuol dire? Cos'è? Mi fa... Ci sono dei piloti che sono impazziti a Monaco? Cos'è? Tipo, ci sono delle maledizioni a Monaco che fa impazzire la gente. Ricorda che di non prendere troppo stretto il tornante, il circuito si abbassa lì e, se non fai attenzione, perderai il controllo della macchina sottosterzando e ti schianterai in maniera molto imbarazzante. Grazie Alex, ti voglio bene anche io. Dunque ci siamo preparati al meglio, ora tocca a te, scendi in pista e dai il massimo. Come sempre mi terremo con attenzione i dati dal muretto. Cosa vorresti dire col muretto? Non ho capito. Se hai bisogno di informazioni specifiche, sai dov'è il pulsante della radio e chiedi, ok? Ci vediamo al parco chiuso. Grazie. Formula 1 ritorna a Monte Carlo per questa stagione, casa del famoso casinò inaugurato nel Sì, no, lo so, 1889. Rebus, però alla fine dei Ovviamente una conti certa gara è che si quello che disputa chiede la nel gente. Cioè, nel 2020 che ancora non si Circuito a riesce a Monte giocare Carlo tutti fu insieme, è una decisiva. La cazzata. vittoria qui È una può significare cazzata, per come la molto vedo per la io. carriera di un pilota. Questo weekend siamo sulla Riviera francese, sul circuito di Monte Carlo. I tre pilota Yeah! e tre più famosi del mondo. Tra la pole e la prima curva c'è davvero poco spazio, poi si sale verso il casinò prima di scendere verso il porto nel secondo settore. 7 curve a sinistra e 11 a destra, Sarà un solo una massacro. zona per il DRS, i sorpassi qui sono impossibili. Ecco. Ora mi chiedo Luca, i team di metà classifica tendono sempre a destabilizzare la gara e a mettere in difficoltà le scuderie Eccola la avvicinate. stronzetta che va a Quindi, secondo intervistare. te, ci sarà un Guardatela. pit stop È lì anticipato? pronta già. Se ti trovi a metà gruppo, hai una gara diversa da affrontare. Non credo che il loro primo pensiero sia quello di far preoccupare i più forti. Invece dovremmo aspettarci dei pit strategici nelle zone alte della classifica. Ad esempio, se sei secondo o terzo, portare dentro i box una delle due vetture per una sosta anticipata mentre l'altra viene lasciata in pista può mettere molta pressione al leader della gara e magari indurlo in errore. No, ma Eris, Dopo il le apparse problema vittorie è sempre ieri, la diamo Sony. un'occhiata alla situazione in È la classifica. Sony. Lewis È la Sony che Hamilton non vuole. parte dalla pole position e Valtteri Bottas completa la prima Fanno manovra. i Dietro fenomeni questi loro, Hamilton, guardali. Leclerc, Wow. Albon, Max Verstappen e Vettel, Ricciardo, Norris, Ocon e Lance Stroll, Sainz, Grosjean, Antonio Giovinazzi, Quale Giovinazzi, Raikkonen, attenzione! Magnussen, Piastri Bastardo! e Giuliano Alesi, Dai, Russell. Giuliano Alesi. Perez ha preso una penalità in griglia di partenza. Joker, Ecco. Ah, ho Nicolas preso una Latifi. penalità poi oltretutto. È quasi il momento di accendere i motori. Andiamo in Sì, pista. no, ma perché si danno battaglie in continuazione anche su queste cose che non dovrebbero darsi battaglia. Cioè, ad esempio, su War Thunder, il gioco che gioco io, la Gaijin, la casa di sviluppo di sto gioco, ha richiesto di poter fare il crossplay tra tutti, PC, Xbox e PlayStation. È stata la Sony che ha rifiutato. Perché la Microsoft ha detto ok, anche tra le due console. La Sony ha rifiutato, perché non vogliono? Perché sono stronzi, fondamentalmente, su quel punto di vista. Perché c'è sempre questo discorso di competitività tra loro che a oggigiorno va bene esclusiva, va bene tutto, ma a livello di gioco nei server dei player evita, cioè evita Sony ormai, che palle, cioè ormai si sa che siete... Cioè, siamo nel 2020, ragazzi, nel 2020 che ancora non si riesce a giocare Xbox e PlayStation e PC insieme è una cagata. Per me.
Poi, vabbè. Strategia di gara. Allora, quanti giri abbiamo? Sono 20 giri. Piga. Piga. Sono 20 giri totali. 20,5 per me, ragazzi, bisogna che aumentiamo di un po'. Almeno 20,8 per i giri. E facciamo così, dai, lasciamo questa. Vediamo come va, ragazzi. Vediamo come va. Ci buttiamo. Vediamo quanti se ne schiantano. Eccolo lo stronzo. Alesi. Alesi, Madonna, è diventato stronzissimo. Cioè, te dimmi qui come dovrei sorpassare qualcuno. Oh, sorry. Cioè, vabbè, qui non ti condanno manco le penalità perché tanto, cioè, sti cazzi. Ma di era gialla. Cos'è successo? Essine, Essine, Essine! Ma sta calmo! Stai calmo! Cristo! Continua a spingere! Perché sono così, vai avanti. Io che mi aspettavo che qualcuno uscisse lì in quel punto, invece no. Adesso arriva la parte brutta. E sono andato dritto, come sempre. E vabbè, dai, ci si è incastrata. Vaffanculo. Quanto la odio quella curva. Quanto la odio. Vanno distantissimi. Distacchissimo. Sono bravi solo loro. Sono bravi solo loro. Perché manco. Ma io ho gli alettoni danneggiati che non mi curva più. Non mi sta più curvando la macchina. No, non mi curva la macchina, dai, cos'è? No, raga, non mi curva la macchina, scusate. No, non mi sta più curvando già. Già non mi sta più curvando. Già non mi sta più curvando, è Ci assurdo. siamo, conto su di te, non deludermi. Oh, e non deludermi, cazzo, la gente mi spinge! Mi viene addosso pur di passare! Cosa devo fare? Colpa loro, mica mia! Dai, subito, guardalo! Guarda Giuliano di merda! Piano! Ecco, avvertimento e collisione. Gli altri no! Io sì, loro no. Loro possono. Qui c'è la mafia, la Formula 1. Qui c'è la mafia. No, ti dai il cazzo! Dai! No! Oh, sorry, 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 sorry. E se... Ok, è un buon inizio. Spintonate, ma... non mi frena, non mi frena, non mi frena! Dai, quanto l'odio sta pista! Signore! Si levi! No, 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 mi rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto di avere dei piloti così stronzi.
Mi rifiuto! Non si può essere così stronzi! Non si può essere così stronzi! Non si può essere così stronzi! Ok, da qui... Boh, vai. Ecco, forse era meglio un po' prima, un po' prima o un po' dopo. Minchia, ma loro vanno velocissimi a Monaco. Sono bravissimi. E vabbè, ho preso un muretto. Ah, voi tutti lo simulate, Monaco! Maledetti! Non si fa... Ma perché non mi curva più di nuovo? Che cazzo? No, ma gli allettori ce l'ho a posto. Pare che c'è il motore che... non so quanto durerà ancora. Il più veloce Bottas. Cioè, sono imprendibili? Da questo giro potrai usare il DRS. Però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Guarda, cioè, non mi... Bravissimi, oh. Complimenti a loro. Sono bravi. Dei piloti però. Ok. È che io perdo molto in ste curve qua. Molto in ste curve qua perdo. E vado dritto, non mi giro. Ciao Marco, buongiorno. Cioè, da qui io non capisco. Cioè, o devo iniziare a frenare molto prima che vado dritto. Ragazzi, allora, il flashback in questa pista me lo dovete concedere, perché è improponibile. È improponibile. È improponibile. Solo col pad, concedetemelo, please. Non so, potete dire niente che voi la simulate. Maledetti. La vettura che ti precede è 3,4 secondi. Ok. 3 secondi di vantaggio c'hanno davanti, dai. O fanno un mega incidente, qualcuno li blocca tutti e arrivo io e li sorpasso tutti, ma se no la vedo molto difficile. Anche solo minimamente di raggiungerli. Vabbè. Pure. Venti circo, sì, madonna. Di nuovo. E Russell, ragazzi, non ci lascia. Di usura nell'unità combustione interna. Proviamo a ridurre i giri del motore. Sali di
marcia in anticipo e poi scala più avanti. Ecco, pure. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Ok. Di nuovo sbattutina. Mi ci vogliono come i go-kart, avete presente? I go-kart, quelli che dove vai, non quelli professionisti, ma quelli dove che c'hanno le sbarre di protezione, tipo l'autoscontro. Mi ci vuole uguale a me questa pista. Mi ci vuole quelle cose, mi ci vogliono. Signor Russell, ma cosa fa? Sfacciatemi l'educato? Arriva così, mi viene addosso. Lui la priorità? No, solo a me. Questa è una combutta, ripeto. Gli altri, madonna, quanto cazzo sono? 5 secondi! Ma come ha fatto? Come ha fatto ad essere 5 secondi? Sono bravissimi. Cioè loro manco frenano alle curve. Ok, adesso stiamo notando una perdita di potenza dal turbo compressore. Perdita di potenza del turbo. Veloce, troppo veloce. Di nuovo. Grazie a Dio sto giro mi sono schiantato. La finestra del pit stop si è aperta. Adesso il prossimo devo andare avanti ai box. Mi è andato dritto. Vabbè, quanto cazzo vanno veloci loro. Deve andare ai box. Ma che bellini tutti fuori. E vabbè, dove ci siamo andati? A casa a far pit stop. Veloci, veloci. Vai, vai. Fuori, esci l'ora, ok. Adesso devi finire la gara con il treno attuale. Ok. Ok, qui sono andato dritto, ho sbagliato, non sto guardando. Non sto guardando lì.
Compagno è rientrato ai box. Ok. Oh, Cine! Mi dà le sportellate! Sti maledetti! Il Perez di merda! Ok. Tanto ragazzi, benvenuti tutti in live, benvenuti, se quello che vedete vi diverte soprattutto, iscrivetevi ragazzi per entrare come questa. Vi ricordo che la prossima appuntamento è domani alle 18.45 su Assassin's Creed Odyssey per andare avanti la campagna ragazzi. E poi martedì Formula 1 di nuovo alle 18.45. E condividete, Quanto è bello quando mi state a sentire. Brasi, grazie mille del follow, gentilissimo. Che è bello quando qualcuno mi sta a sentire, quando lo dico. Commuovete. Ho tagliato qua. E grazie mille anche Ghost, gentilissimo anche te. Sine, non ti azzardare. Non ti azzardare. Mentre sto ringraziando per le iscrizioni, signor Perez. E Noxy, grazie mille anche a te del follow, gentilissimo, bravissimi. No, no, Perez! Vabbè, solo te. Dai. Ho preso il muretto, dai, sti cazzi. No. No, Perez! No! Oddio! L'ho rotto! No, spero di no, mi sentirei incolpissima se l'ho rotto. Se gli ho rotto la macchina mi sentirei incolpissima. Spero di no. Dai, ditemi di no. Mi sento in colpa. Non volevo fargli così male, lo giuro. Devo dargli solo una bottarella. In amicizia. Ah no, che è rientrato. No, vaffanculo, Perez. Stronzo, ti sta bene. Mi devo vendicare di sta gente, ragazzi. Mi bullizzano. Cosa devo fare? Addirittura che il mio compagno di team mi bullizza. Più 8 secondi quello davanti a noi, vabbè. Cioè più che altro mi fa strano che non c'è un pilota controllato dalla IA che va contro un muretto. Cioè non ce n'è uno. Non capisco come sia possibile come cosa. Cioè forse questa cosa devo farla forse un po' più realistica. Cioè dai, a fin dei conti. No? Sì, sono quel controller. Brasi, sì. Per quello che vedete delle curve di merda, fondamentalmente. Che sono col controller. Io sto cercando di dare il meglio di me a Monaco. E non è facile. Ehi. Ok. Ok, sei all'inseguimento della vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo set di gomme. La fa facile lui. Fa il fenomeno. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Bene. Bene così. Mm.
Dai. Oddio. Dovuto fare un po' più largo perché sennò mi incastrerò con la ruota come prima nel muretto. Distacco dall'auto davanti 8,5 secondi. Possibile. 8 secondi impossibile. Muretto. Ah, sempre Russell, maledetto, sempre lui dietro. Scusate, ci parlo poco ragazzi, ma a Monaco la concentrazione deve essere tutta, tutta qui deve essere a Monaco, nelle curve. E vai, senti, fuori da casa, c'è le moto. Dai, sì. Ok. Dai. Un po' di stacchino. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Per altri 5, come 5 giri? Sei matto? Ah, ho sbagliato. Maledetto me. Quasi sato. Sette secondi. Dietro di te è 2,0 secondi. 2,0 secondi dal mio. Non mi ha curvato adesso. C'è anche la macchina, non ne può più, ragazzi. Non ne può più. Dai.
Ok. Dai, madonna mia, che liscio. Ok, il distacco è 7,7 secondi. È tanto. Siamo riusciti un po' a recuperare, ma è tanto ancora. Poi li stiamo distanziando almeno dietro, dai. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Ok. Dai. Ah, tagliato, non devo. Muretto. Ok, qua non devo usare il freno, non c'è bisogno. Troppo lungo. Più freno qui. Un po' più freno magari. Lungo, sono finito. Ok. Ho sbagliato la curva. Mi ha ridato 8 secondi, ho recuperato tutto, cazzo. Vabbè. Come cazzo si fa a fare una pista in un posto del genere? Della vita, chi è quella mente malata? Chi è quella mente malata? Bellissima, ma improponibile. Non oso nella realtà. Ciao Zacca. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Che è successo, Zacca? Ciao Marziano. Sei ultimo giro. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 3,0 secondi. Ok. Boh.
Bottas vincitore. Madonna, lui già è arrivato al traguardo, non si sa. Mio Dio. Mio Dio. Ok. Cerchiamo di mantenere la posizione almeno. In realtà c'è l'intervista della stronza. Ah, avete fatto sportellate oggi! Guardate che cazzo è, stronzetto del cazzo! vabbè. Dai, madonna mia! È la fine della gara, ci vediamo nel parco. Oddio! Ah, per le bestemmie, fatto bene Zacca, fatto benissimo. Minchia. È stata durissima. Dimmi Luca, a cosa è dovuta la vittoria di oggi? È stata una vittoria di squadra. Hanno applicato la strategia migliore, la più adatta alle colori degli sponsor. E il pilota è stato. Sai che non lo so, sinceramente. La perfezione gli ordini di squadra. Sinceramente non lo so. La dimostrazione lampante di come in Formula 1 il gioco di squadra. No, attualmente è cambio automatico sto facendo. Prima mi devo esercitare bene. Torna a fare festa dopo uno straordinario weekend di gara. Il podio è sempre una grande emozione. Bravi! Bot cittoni. Però come dicevo, Carlo, non c'è stata un'auto che ha avuto dei problemi o ha toccato, non si è schiantato. Niente. Tutti bravissimi. Sono tutti bravissimi. Sono tutti bravissimi. Bravi solo loro. Come si dice? Diamo una veloce occhiata a cosa è cambiato in classifica. Vabbè, sti cazzi. Supera il suo diretto rivale. Noi 17esimi, ce la siamo lottata con i denti, Con i denti proprio abbiamo tenuto. Ma ci ha dato tipo alla fine gara 8 secondi. È improponibile. Massimo per l'intera gara, senza mai mollare il colpo. È improponibile. Cioè noi da Bottas eravamo a più 53, quasi più un minuto. Oggi ma come non mai. A che velocità giravano? Dargli un minimo di riconoscimento. A che velocità giravano? A essere quasi. Eccola. Con te al volante sembra facile. Ai fan è piaciuto. Hai passato gli altri con grande facilità oggi. Qual era la tua strategia? Pacchetto di rimane che è stata fatta che è il migliore che ci sta. Ho usato l'agilità della macchina a mio vantaggio. Agilità un po' meno, direi. Stai andando oltre ogni aspettativa. Dici che ti abbiamo sottovalutato. Sì, adesso sono un po' offeso. Io direi di sì. Sono un po' offeso, sì. E che cazzo. Tanto Bombaster, grazie mille del follow, che l'ho visto adesso, recuperato. E Trimone numero 8, grazie mille anche te del follow, gentilissimi. È solo un camper, usa la sua. Cioè, ma che c'entra? Che c'entra con Battlefield? Pensi che la meccanica stiamo facendo. Ma ancora? Ma me l'ha già chiesto. Scusate, non me l'hai già chiesto? Bella te, Trimone. Ma non me l'ha già chiesto della McLaren prima della gara. Uso pad. Non ho lo spazio per il volante. Proprio dovete dirlo. Non ho spazio materiale. Perché la stiano facendo il meglio che possono. Loro lavorano duro, migliorano sempre, imparano dai loro errori. Eccolo, tanto lo sapevo che andava a parare lì, lo sapevo. Di chi è la colpa? Siamo tutti e due al massimo, gli incidenti capitano. Ci sta come risposta. Perché anche loro sono stati stronzi, non è solo colpa mia. Non è solo colpa mia, anche colpa loro. Sono stronzi, pure. Per Xbox sto usando, il pad per Xbox. Sono da PC e sto giocando col pad dell'Xbox. E vabbè, Giovinazzi, è un bot. È tanto inutile, è normale che lui va avanti, vince. Che cazzo fai a gareggiare a Monaco come persona? Bene, compiti 10 durante le prove libere. Ne abbiamo fatti 28. È abbastanza? No, da quello che so, il pad della PS4 va, dovrebbe andare, ma io ho quello dell'Xbox qui a casa mia. Quindi uso questo. Rinnova sponsorizzazione.
Alcuni contratti dei tuoi sponsor stanno per scadere. Puoi rinnovare i contratti o firmare di nuovi tramite la schermata. Fai vedere gli sponsor cosa abbiamo. Ma oddio, questo qua del Pacifico, io mi ci trovo anche abbastanza bene, sinceramente. Sinceramente. Ma perché c'è qualcosa di più interessante? Ordina per bonus obiettivo. Polo, due tonne. No, ragazzi, rimaniamo col Pacifico. Cosa facciamo? Rimaniamo col Pacifico? Ah, proprio se mettere uno sponsor secondario. Sti cazzi. Guardate, sono usurati. Ah! E cosa faccio? Posso passare al secondo? Vuoi montare questo copyright della tua vettura? Questa azione non comporta alcuna penalità. Ci mancherebbe. Eh sì, eh. Un sospeso. Bisogna che sistemiamo un po' tutto, tanto, no? Per avere un'auto decente, immagino. Il cambio è a posto perché l'hanno sostituito da poco. E di gomme ci dovremmo essere. Dotazione attuale, qua la batteria e l'unità di controllo elettronico sono a posto, quindi. Sti cazzi. Che poi alla fine me l'ha rinnovato col Pacifico? Domanda. Società. Aggiungi. Posso mettere un secondo? Contratti. Ah, ok. Contratti con lui. Storico finanze, bilancio scuderia. Però siamo a più 418. Quindi con il nostro sponsor. Bene, bene. Servirebbe un secondo. Che un secondo. Chi prendiamo? Qualcosa di easy. Qualcosa di easy. Completi CG durante le prove libere. Che vabbè, questo qua da 18 lo facciamo. Non è male. Il duotone. Più 15. Come 30 giri durante. Dai, qualcosa di easy. Poi 10 prove, 10 due prove libere. Ok, due tone. E durante un weekend di gara. Quelli che da 15 o meglio. Quindicesimi. Teoria. Vabbè, 5 diversi periodi durante la gara si può fare. Si può fare. No, dai, qualcosa di standard. Qualcosa di standard. Dai. Cose standard per adesso, cose standard. Sono solo quegli sponsor, cioè sono altri in elenco, ma non puoi vederli. Non lo so, Kravitz, sinceramente non lo so. Bene, allora, ragazzuoli, che ora è? Mezzogiorno e 10, ora della pappa. È ora della pappura per me. Intanto qua mi salvi in automatico, quindi sti cazzi. Molto bene. Ora, un attimo, ragazzi, chiude il gioco. Chiude il gioco. Avete pazienza. Ok, allora, ragazzi, chiudiamo qui la stream. Allora, il prossimo appuntamento è domani pomeriggio alle 6 e tre quarti, 18:45, quindi del pomeriggio qui su Twitch per andare avanti su Assassin's Creed Odyssey. Mentre martedì poi ritorniamo su Formula 1, sempre alle 18:45. Se non sbaglio, questo pomeriggio qualcuno potrebbe giocare a Formula 1 sul Discord, quindi se ce l'avete per PC, ragazzi, riunitevi e volete fate qualche gara. Io non ci sono perché sono da mio papà e che mi deve far vedere il G29, fondamentalmente, della Logitech, il volante. Detto questo, ragazzi, se siete nuovi nel canale, vi consiglio di iscrivervi per continuare a seguire in altre live come queste, ragazzi, e spero soprattutto che vi siate divertiti. Monaco è un dito in culo, fondamentalmente. È un dito in culo. Adesso che ce la siamo levata dalle balle, quella è Vietnam e Olanda, dovremmo essere a posto. Dovremmo riprendere un po' il nostro corso con le gare, spero. Ringrazio, ragazzi, tutti i nuoi follower. Ringrazio chi ha rinnovato il proprio abbonamento. Ce l'avete fatto, ragazzi, fatela per ricevere tantissimi vantaggi sul mio canale. E condividete live anche con i vostri amici. Ringrazio voi in chat la compagnia, ringrazio i monitori come sempre per l'ottimo lavoro. Noi ci vediamo domani 18:45 qui su Twitch per la live su Assassin's Creed Odyssey per andare avanti nella nostra campagna. Bella ragazzi, bella lì, buona serata a tutti, buona domani, buona serata. Buona giornata, buona domenica a tutti. Ciao patatoni. Bella figata a tutti, eh.